esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Passo laterale più distensioni sopra la testa. 3, 2, 1, via! Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non piegare il collo, per aiutarti porta il mento indietro. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Affondi i laterali con tocco alle caviglie. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Frog squat con salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Ginocchiata con calcio frontale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Affondi alternati con salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, effettua gli affondi alternati senza saltare. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Burpees. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. Non piegare le braccia durante i salti. Cinque, quattro, tre, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Sumo squat con tocco del pavimento. 3, 2, 1,
Via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Affondi i laterali con salto. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui gli affondi laterali senza saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Burpees. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non saltare quando ti rialzi. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. Non piegare le braccia durante i salti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Running jack. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, effetto un jumping jack semplice. Evita impatti violenti con il pavimento. Ricorda di poggiare al suolo la punta del piede per ammortizzare meglio la discesa e proteggere la colonna vertebrale. Non piegare o inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni sempre gli addominali ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Passo posteriore più ginocchiata. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Jump squat avanti più jump squat dietro. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare le punte di piedi con le ginocchia quando scendi. Non ruotare mai le ginocchia verso l'interno o verso l'esterno per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni gli addominali ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Plank alta con passo frontale più rotazione. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, resta fermo in plank. Non inarcare la schiena mentre hai le gambe distese. Per riuscirci, tieni l'addome contratto. Cinque, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Mountain climbers. Via. Se non ce la fai, poggia il piede al pavimento quando lo porti avanti. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare o inarcare il collo durante l'esecuzione. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Jumping jack più pugno laterale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Via! Prossimo esercizio. Passo laterale più distensioni sopra la testa. 3, 2, 1, via! Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per riuscirci. Non piegare il collo, per aiutarti porta il mento indietro. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Affondi laterali con tocco alle caviglie. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Frog squat con salto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Ginocchiata con calcio frontale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Cinque,
4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o arcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1. Stop! Prossimo esercizio. Affondi alternati con salto. 3, 2, 1. Via! Se non ce la fai, effettua gli affondi alternati senza saltare. Non toccare il pavimento con il ginocchio della gamba posteriore quando porti giù il bacino. Non piegare o arcare la schiena durante l'esercizio. Mantieni gli addominali sempre ben contratti per riuscirci. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, burpees. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, non saltare. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. Non piegare le braccia durante i salti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Sumo squat con tocco del pavimento. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Affondi i laterali con salto. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui gli affondi laterali senza saltare. Fai attenzione a non inarcare la schiena durante il movimento. Non superare la punta del piede con il ginocchio nella fase di discesa. Non sollevare il tallone nella fase di affondo. Il piede deve essere sempre ben saldo al pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Burpees. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare quando ti rialzi. Fai attenzione a controllare il movimento quando distendi il corpo, mantenendo l'addome ben contratto. Non piegare le braccia durante i salti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, running jack. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, effettua un jumping jack semplice. Evita impatti violenti con il pavimento. Ricorda di poggiare al suolo la punta del piede per ammortizzare meglio la discesa e proteggere la colonna vertebrale. Non piegare o arcare la schiena, per riuscirci tieni sempre gli addominali ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Passo posteriore più ginocchiata. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. 5, 4, 3, 2,
1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Jump squat avanti più jump squat dietro. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Fai attenzione a non superare le punte di piedi con le ginocchia quando scendi. Non ruotare mai le ginocchia verso l'interno o verso l'esterno per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena, per riuscirci tieni gli addominali ben contratti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Plank alta con passo frontale più rotazione. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, resta fermo in plank. Non inarcare la schiena mentre hai le gambe distese. Per riuscirci, tieni l'addome contratto. Cinque. 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Mountain climbers. Via. Se non ce la fai, poggia il piede al pavimento quando lo porti avanti. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare o inarcare il collo durante l'esecuzione. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Jumping jack più pugno laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Crunch con tocco alle caviglie. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni le gambe flesse ed i piedi poggiati al pavimento. Non sollevare la zona lombare dal pavimento. Prossimo esercizio. Sit up più rotazioni del busto. Via! Se non ce la fai, esegui solo il twist. Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Non darti la spinta con le braccia, così potrai massimizzare l'efficacia dell'esercizio.
prossimo esercizio. The 100. Via! Se non ce la fai, puoi tenere le gambe flesse a 90 gradi. Mantieni sempre le gambe tese e la zona lombare aderente al pavimento. Per riuscirci, tieni i muscoli dell'addome ben contratti durante tutto l'esercizio. Prossimo esercizio. Caduta controllata delle gambe. Via! Se non ce la fai, muovi una gamba per volta. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Tieni gli addominali sempre contratti per riuscirci. Nella fase di discesa, il movimento deve essere lento e controllato. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Twist a terra più pugno laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui solo il twist. Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, 2, 1, stop! Prossimo esercizio. Bicicletta. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia le mani a terra. Non inarcare o piegare la schiena, mantieni gli addominali ben contratti. Guarda un punto fisso avanti a te per non dondolare durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Crunch completo. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, tieni i piedi poggiati al pavimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominali sempre ben contratti. Per non sforzare il collo, mantieni lo sguardo verso il tuo ombelico. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio. Crunch con tocco alle caviglie. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, tieni le gambe flesse e i piedi poggiati al pavimento.
Non sollevare la zona lombare dal pavimento. Prossimo esercizio. Sit-up più rotazioni del busto. Via! Se non ce la fai, esegui solo il twist. Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Non darti la spinta con le braccia, così potrai massimizzare l'efficacia dell'esercizio. Prossimo esercizio. The 100. Via! Se non ce la fai, puoi tenere le gambe flesse a 90 gradi. Mantieni sempre le gambe tese e la zona lombare aderente al pavimento. Per riuscirci, tieni i muscoli dell'addome ben contratti durante tutto l'esercizio. Prossimo esercizio. Caduta controllata delle gambe. Via! Se non ce la fai, muovi una gamba per volta. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Tieni gli addominali sempre contratti per riuscirci. Nella fase di discesa, il movimento deve essere lento e controllato. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Twist a terra più pugno laterale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui solo il twist. Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Bicicletta. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, poggia le mani a terra. Non inarcare o piegare la schiena, mantieni gli addominali ben contratti. Guarda un punto fisso avanti a te per non dondolare durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch completo. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni i piedi poggiati al pavimento. Fai attenzione a non sollevare mai la zona lombare da terra per evitare problemi alla schiena. Per riuscirci, mantieni gli addominali sempre ben contratti. Per non sforzare il collo, mantieni lo sguardo verso il tuo ombelico.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Via! Prossimo esercizio. Stretching bicipiti femorali. Via! Fai attenzione a non piegare le gambe durante tutto l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. Via! Il ginocchio della gamba posteriore non deve toccare il suolo durante l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! La gamba posteriore deve essere ben distesa per allungare il quadricipite. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stretching braccia, spalle e pettorali. Via! Fai attenzione a non piegare la schiena. Per aiutarti, guarda un punto di fronte a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Allungamento schiena. Via! Non guardare davanti, rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. 5, 4, 3, 2, 1, stop!